Go tell them Rody. Go tell them Rody. Go tell them Rody. And everybody's. Ok, figa la sigla, però. Cioè, volevo iniziare a giocare. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo qui su Resident Evil 7. Cosa dire prima di iniziare questo gioco? Ovviamente conosco la famosissima serie della Capcom e conosco una piccola parte della storia di Resident Evil, soltanto gli inizi praticamente. Per il resto tutti gli altri Resident Evil mi sono sconosciuti, tranne che in uno c'è il Nemesis, cioè quello lì, se non lo conosci, figa. Adesso è arrivato il momento di iniziare una nuova serie, Resident Evil 7. E quindi che dire? Iniziamo! Ehi, amore! Ciao! Vado, ciao! Volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Anch'io! Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Che felicità! Oh. Che aria amena! Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter. E di tornare dal mio amato marito. Perché vai a fare la babysitter in un altro continente, scusi? Ma fallo nel quartier di casa. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan. Mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Love you, love you. Ciao, ciao, ciao. Chiudi tutto, spacca il PC. Guarda, mani insanguinate. È lei, sta registrando. Sempre lei. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Ma va là, ma quando mai? Quello che posso dirti è che... Se troverai questo... Stanne... Lontano. Ma vabbè, per me è una rottura di palle in meno se sti sto lontano. Cioè, sei finita in un altro continente per fare la babysitter e sparisci. Secondo me tu mi hai tradito con 26 uomini diversi. Però, per le cose che so, so che Ethan è il protagonista. Che lei si chiama Mia. Ehi, hey, sono Ethan. È proprio gli inizi del gioco, so. Niente, nient'altro. Sei sparito l'altra sera. Sì, va tutto bene. Però, Mia non è morta. Lei è viva. È tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma... È tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. È magia! Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Andiamo, andiamo. Ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Merda. Ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... Voglio scoprire qualcosa in più. Ok, quindi Mia parte 3 anni prima della narrazione. In qualche modo lei ci manda forse il messaggio. Come abbiamo fatto a capire dove si trovasse è un mistero. Probabilmente abbiamo controllato l'IP, non so. E stavo dicendo, le cose che so riguardo al gioco sono nulle. So che stiamo andando in questa casa. So che ovviamente ci saranno nemici. E poi basta. Questo è il posto. Vattene, ti supplico, vattene. Che cos'è sta roba? Sto nuotando nell'aria, sì. Ti comando da 5 secondi e già non capisco più niente. Guarda, ah, forse serve prepararmi. Ah, bello. Bene, tra l'altro in questo luogo siamo andati a finire nelle paludi. Sì, perché va bene così, va bene così. Andiamo a cercare la nostra me. Vi guardo il tuo obiettivo, grazie, grazie. Ah, è la mappa. Trova Mia. Wow, chi l'avrebbe mai detto? Figa, siamo partiti da chissà dove per arrivare qui. Buon salve, testimoni di Geova, aprite per favore. Non mi cacca nessuno. Basterebbe scalca. C'è il filo spinato. Ok, qui a quanto pare o non volevano far entrare qualcuno o non lo volevano far uscire. Comunque sì, effettivamente sarebbe abbastanza facile scavalcare, ma tu non ci proverai nemmeno, vero? No. Sei un uomo forzuto, Ethan, sicuramente, puoi far di tutto, vabbè. Allora, hanno addirittura un furgone, qui sono ben attrezzati. Qui c'è passata una RUP di registrazioni, guarda qui, ci sono i treppiedi per le videocamere. Apri, apri tutto! Jumpscare all'inizio del gioco. No, no, qui ancora niente. C'è un giornalino. Introdursi in una casa infestata in Louisiana. Ah, sarà, andrà tutto bene. Unisciti a noi. Ma chi vi caga? Accetta il suo dono! Guarda, lo accetto tutto quanto e arrivo. Madonna, Ethan,
Perché non potevi chiamare la polizia e dire mia moglie è sparita per 3 anni e ha mandato questo video, per favore aiutatemi. No, andiamo da soli. Capisco che tua moglie che ti vorresti affrettare, ma così non credi di rischiare la tua vita? Ciao signor, signore, signore, perché cammina nei boschi come me? Anche lei è un aspirante passeggiatore di questi luoghi paludosi e molto poco rassicuranti? Ah, il signore è sparito. Beh, è stato bello conoscerla, anche se non mi ha nemmeno cagato. Corvi, vieni qua, corvo, diventiamo amici qui. Diventiamo amici qui. Cosa sei? Che cos'è? È un cervo morto, cosa sei tu? E allora, di sicuro c'è sangue, poi per il resto non so quasi. Salve, forse hanno ucciso un po' di cavalli, fammi contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gambe. Almeno 3 cavalli qua ci sono morti. Noi non dice niente, noi ci accovacciamo e passiamo, figa. Chi se ne importa se ci sono un monolite di cadaveri? Saranno sicuramente decorazioni del loco. Si vede del fumo e tanti uccelli morti. Ve l'avevo detto di non volare in giro durante il periodo di caccia. E poi va a finire così. Chi è che sta dando fuoco a tutto? Punto di non ritorno. Sì, da qui non si risale più. Anche se sarebbe facilissimo. Che cosa c'era qui? Borsa, borsa. Fammi vedere cosa c'è nella borsa. Patente di guida. Di chi? Tab inventario. Patente. La patente di guida di mia è coperta da una strana sostanza nerastra. Mi vuoi dire che è rimasta qui per 3 anni? Ah, guarda, la posso vedere per bene. E c'abbiamo pure quest'altro oggetto nell'inventario. Ah, tutti i file come mia. Mia Winters, 18 luglio 2017. A Ethan Winters, da Louisiana. Ecco come abbiamo fatto a capire che era qui. Fattoria dei Baker, vienimi a prendere. Li Baker! Saranno sicuramente persone gentili, calorose e amorevoli. Che bella sta fattoria. Tra tutte le babysitter, proprio te dovevano assumere. E soprattutto, proprio io ti devo venire a prendere. Ah, vabbè. Cosa potrà mai succedere? Solamente una casa abbandonata dove sono venuti a fare delle esplorazioni per i fantasmi, per i ghosti. Lo sapevo che mi chiudevano. Che culo, c'ho la torcia. E qui non si apre più. Stai palpando la porta? Ah, guarda, sì, la palpa. Sexy porta. Non si apre più, mi sa. È legno marcio, ma tiragli un calcio e sfondi tutto. Un calcio serve, figo. Vabbè, a quanto pare non vuole proprio, quindi apriamo qui. Veloce però. Apro così le porte. Sono stupito di alcune cose perché veramente non mi ricordo più niente di sto gioco. Ah, qui serviranno tenaglie, perché non vedo manco un lucchetto. Allora, oltre a sentire rumori sinistri qui dentro, mi date qualche spiegazione? C'è da magnà qui dentro? Scarafaggi, che buoni che lo sono! Tanti scarafaggi. Cazzo, cazzo! Così si scacciano gli scarafaggi, dillo! Tu sì che sei un vero uomo. Cosa c'è qui dentro? Bene, l'avevo detto che era stagione di caccia io. Giornale, più di 20 persone scomparse in 2 anni, che culo. Sedia calmati. La sedia è impossessata, figa. Guardala. Vabbè. Già stiamo iniziando a scoprire i bug del gioco, scusi. E qui mi sa che devo trovare una chiave. Che non ho. Il frigo sarà sicuramente pieno di golosità, di dolci libagioni. Ah, gustoso. Aspetta, ma ho letto bene? Spaghetti! Ci sono gli spaghetti! Li voglio. È il momento di cucinarci una bella carbonara. Il guanciale sarà costituito da corvo. Buon salve. Cioè, come fai a non fidarti di persone che hanno il trofeo di una carpa al muro? Ah, che bello questo specchio che non mi riflette. Si vede che sono un vampiro. Che culo. Ah, qua è già aperto. Salve. Che cosa c'è qui dentro? Allora, vedo dei piedini e un tizio che guarda i piedini. Ma basta far casini fuori. Una ragazza, probabilmente mia. Un piano da suonare. Che sfiga, vero? Volevi suonare Beethoven. Una cella. Quanto veloce posso far girare un foglio? E poi c'è una TV. Però non c'ho la cassetta. E qui manca un fusibile. Andiamo a trovarlo. Si va al piano di sopra, signori. Qui troverò sicuramente qualcosa di utile. Ah, in verità c'è il pulsante. Che mi sa non funziona perché sotto abbiamo visto che manca il fusibile. Qui ovviamente troverò il fusibile. Ah, questi qui se non sbaglio sono i punti di salvataggio, infatti. Salvami tutto, gioco! Grazie. Ah, ecco qui la cassetta della casa abbandonata. Non so come faccia a funzionare la TV senza il fusibile. Magari è collegata a qualcos'altro. Comunque, infiliamo sta videocassetta e scopriamo tutto. Dai.
Che figo che uno può entrare nei filmati, me la ricordavo sta cosa. Sì, la casa stregata c'è scritto in pratica, quindi sono quelli... Quelli col furgone che c'erano fuori, che c'erano i treppiedi. Ehi, lavoro coi professionisti. Ma sembri un deficiente, tutte e due. Controlla che l'audio funzioni, non voglio un nuovo mariglio. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Questi due non sono per niente professionisti. Non mi doppio, sì. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzare. Ah, guarda, spero che tu venga rimpiazzato. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Sì, certo, certo. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ergetos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Va bene, avete finito di parlare? Siete proprio professionisti voi, già. Forza, apri, perché a quanto pare io qui non posso aprire. Tu sai come apri. Sfonda, sfonda adesso. Dai, calcione. Sono compenetrato col tizio, aiuto! Ah, allora non ero io stronzo che non poteva aprirla, nessuno può aprirla. Fatti da parte. Però io vorrei pure farmi da parte, grazie. È chiusa. Lo sapevo! Se, giuro che questa cosa qui non me la ricordavo. Dopo di te. Allora perché? Siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Io ovviamente non guardo dietro perché devo filmare loro, so quello che filma. Quindi non guarderò mai alle mie spalle. Ero un presentatore io. Ah, guarda. Sostituto, cosa? Nulla. Eri un sostituto, manco un vero presentatore. Sei lo schifo della televisione. Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Oh, oh. Ma è bloccato di nuovo, ma basta ogni volta. Sempre alle mie mani. 3 anni. Classy. Ah, quindi sono arrivati qui da poco. Ottimo inserto. Quindi... Questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Ok, e perché sono importanti? Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Come fate a sapere tutto su una... su della gente che vive qui? Che è successo, Sapevo zio? Mi mettere le altre. Ah, sfigato. Oh, merda. Sono vaccinato. Sei un uomo di seconda classe e poi fai pure il permaloso. È un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? È morto Andre, vabbè. Sì, è proprio un bello sfondo. Andre. Io comunque ti sto registrando. Andre! Andre! Hai visto Andre? No, non l'ho visto. Dove sei, Andre? Io sono Clancy, quindi. Dove? Andre! Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Andre! Alla fine i produttori vanno e vengono. Ha un buon cameraman come te? Io sono il più forte. Resta vicino, ma io già me ne sono andato, zio. Qui non si apre? No. Apri tu, vedi, perché io qui non posso far niente. Cos'è stato? Sentito? Andre ci sta facendo uno scherzone pazzo sgravato. Questo qui lo pubblichiamo su YouTube. Prankone da Andre. Epico pazzo sgravato. Andre! Dove cazzo è? Tra i cancelletti anche mettiamo pauroso, così facciamo clickbait. Andre, dove sei? È morto, non l'hai capito? Ma guarda che bella fottina. Zio, che succede? Ti piace un botto il camino. Ah, guarda, qui è dove... Ma qui non, adesso non c'è più il videoregistratore. È scomparso dopo che abbiamo registrato sto filmato. Che diavolo? Oh, mio Dio, ha trovato una leva. Come sei forte. Adesso entro, ciao, addio. Ah, probabile. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Va bene, però sbrigati. Che qua mi sa che ci devo entrare poi io con Ethan. No, non mi interessa la storia di Clancy, anzi mi butto, ciao. Ah, che? Per mezzo secondo credevo si stesse buttando veramente. No, stiamo semplicemente scendendo le scale. Oh, sbrigate tu, sbrigate, sbrigate. Che cosa vedi? Che cos'è? Andre, ciao Andre. Nubochetti in punta di piedi, Andre. Zio, mi sa che è meglio se scendi. Ciao Andre, come va? Ok, è diventato uno dei sopravvissuti di Dead by Daylight, è stato appeso. Che sexy. Chi c'è? Chi c'è? Aiuto! Oh no! Oh no! Ah! Niente, è morto pure Clancy. Chissà se Pete si è salvato. Improbabile. Si chiamava Pete o Peter? Anche queste sono belle domande. Bene, Ethan. Cristo. Cristo, sai. Hai visto che cosa fanno qui dentro, giusto? Scappa. Scappa. Sfonda una finestra. Scappa.
clicca sta roba e scappiamo più velocemente possibile da qui. Però non è clicca, è tira. Perché io quando vedo valvole, leve e tutto quanto dico clicca? Non dico tira, gira, pusha, che... No, dico premi, dico clicca perché sono stupido. Che succede adesso qui? Punto di non ritorno, da qui non si torna più su. In realtà potremmo, se ci impegnassimo, ma Ethan mi sa che non lo farà. Troviamo i resti di Peter, Clancy e Andre. Guarda, era appeso qui. Ah, ma non è che era un gancio, era un tubo. Gli ha conficcato la testa nel tubo. Va bene, preferivo non sapere questo dettaglio. Comunque, siamo nelle fogne, e credo che sia tipo un sottoscala questo, perché questa rampa che c'è qui sopra di noi credo che sia la scalinata. Beh, speriamo che non ci siano i coccodrilli. E qui siamo a posto. Non immergerti, per favore, che qui secondo me ci sono 36 malattie diverse. Già il tuo pipo ormai l'hai perso. Evitiamo di perdere il resto. Vabbè, bollicine, che cosa saranno mai? Va bene, a quanto pare Ethan sta scorreggiando un casino. Oh, ciao! Come va? Ti avevo detto di non entrare nell'acqua, adesso sei contaminato come lo schifo. Bene, ma hai una faccia molto sexy. Forse dovresti controllare per i pidocchi. Sì, proprio i pidocchi. E ti lascerei lì. Pezzi di giornale con volti casuali. Io spero che alcuni di questi siano gli sviluppatori che si sono messi qui dentro. Quanta gente! Buon salve, ma questa qui è la cella che c'era nelle foto. Chi c'è qui dentro? Là in fondo vedo luce. Vabbè, continuiamo a cercare. Siamo qui per Mia. La troveremo presto. Vabbè, qualcuno ha fatto casino dietro di me. Ignoriamo. In questo momento non ci importa, dobbiamo avanzare. Ehi, chi c'è qui dentro? Mia, apri, devo trovare anche qui delle tenaglie. Ecco qui le tenaglie. Grazie per le tenaglie. Tronchesi. Cosa è successo qui? Ben deceduto, mutata. Deceduta. Ma bene. Clancy L. Cosa è successo a Clancy? Clancy era il cameraman. Andre è deceduto, Peter pure, Clancy, che cosa gli è successo? Ah, qui ci sono altri nomi, c'è Mia senza niente. Povero Clyde è deceduto. C'è Heidi, ma lasciamo perdere Heidi. Adelaide, dove sei finita? Nella casa dei Baker. Adelaide, apriamo a Mia. Dai, Pinch. Ciao Mia, ciao, come la va? Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Stai bene? Sto solo andando passati 3 anni, e perché tu parli senza muovere la bocca? Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... qualcuno ti ha visto entrare... Adesso muove la bocca, finalmente! Prima non la muoveva. C'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà, dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene. È un po' in delay l'audio, mi sembra, no? Sì, un botto in delay l'audio. Ah, papà, chi è papà? Dai, andiamo. Mia, la prossima volta non parlarmi in delay, che mi dà un botto fastidio, per favore. Non è che non muoveva la bocca, l'ha mossa dopo. In un posto sicuro. Dove mi porti? Cosa sta succedendo? Ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sì, ancora in delay, che fastidio. Ma è un'abitudine in questi luoghi addentrarsi in posti lugubri, scusi. Cioè, se vuoi ritorniamo dove c'era l'acqua, possiamo salire le scale, sfondiamo 3 porte e siamo fuori. Che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Qualcuno ti ha fatto... Forse da questa parte. Adesso ce la ritroviamo incinta, con 26 malattie venere diverse, di tutto. Beh, non mi sembra proprio la più allegra delle stanze. Andiamoci. Credo che qui venissero fatti delle azioni esecrabili. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma sì, finalmente fatto. In sync. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Non è vero, mi stai mentendo, donna. Dimmi tutto. Perché non è come amnesia? Voglio prendere questi oggetti e lanciarteli in testa. Troppo odio? Beh, probabile. Mia, sai dove stiamo andando? No. La famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Ma se era la tua famiglia che passava da qui e tu eri chiusa, come fai a conoscerlo? Cioè, era lei che passava, mica tu. Cioè, è un po' confusionaria la situazione. Dai, Mia, sto arrivando. Non ti preoccupare. È proprio lì. Oh, wow, è lì. È qui. Dai, apri, sfonda qualcosa.
È questa. Schiaffeggia la porta, ma aprila! Quanto sei lenta, figa! Qui fra un po' arriva il demonio. Ricordo la stanza. Brava. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. E cercala, che te devo dire. E001. È sparita, è sparita! C'è una nonnina. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Ah, certo. Ma aspetta, questa frase non mi è piaciuta. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Saremmo una famiglia adesso che tu sei qui. Rimani seduta e io me ne vado, ciao. Saremmo una famiglia adesso che tu sei qui. Ma vaffanmoc. Ah, che belle le bamboline. Mia, Mia, no. Che cosa ti è successo? Niente, è esploso. Comunque sto guardando le bambole, Mia. Adesso non mi interrompere che le devo guardare per bene. Guarda che figa questa qui, diventerà oggetto da collezione. Io volevo continuare a giocare con le bambole, ma a quanto pare devo andare a riprendermi Mia. Uè, Mia, dove sei? Non si vede niente. Ma qui ci hanno un paio di luci, per favore. Grandi, grandi. Mi avete persino aperto la porta. Che gentili. Ah, è la zona di prima. Vero? No, non è la zona di prima. Non so perché mi ero confuso nella zona di prima dove c'era la scala, dove siamo arrivati. Ma forse non era quella. Già, c'è un cesso. Cesso. Cesso, che succede? Soluzione medica. Soluzione medica. Già, non mi piace. Occupato, è occupato, non bussate, non c'è bisogno. Ok, qui è chiuso. Ma vengono da qui le... Da chi è che bussa? Chi è che bussa? Basta bussare, figa. Cioè, ma perché qui diventa sempre più buio? E perché sento gente che fa... Che respira male? Mia, sei tu? Mia, anche io posso respirare e parlare così. Non sei più inquietante, sai. Ok, forse abbaiare a Mia non era il meglio. Ciao zia, quanto sei figa. Ok, questo qui però io non lo posso fare. Ti concedo questo. Ah, ciao, ciao zia. Statti buona, statti buona. Posa quel coltello. Respingo tantissimo. Respingo. Aia. Statti buona. Non mi toccare. Questa qui è violenza domestica. Aiuto. Stati buona. Però Ethan ci ha appena lanciato super 36 metri di scale con una mano. Credi che possiamo... Come stai facendo a fermarla, scusi? Da quando... Siete entrambi dei super umani? Non ho capito. Vabbè, mi hai solamente ammazzato le mani. Però vabbè, va bene comunque. Riesco a sentirla. Riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. Certo, sta facendo finta di essere schizofrenica, così il giudice non la condanna. Via, Ethan, sta qui, è completamente matta. Sono stata cattiva. Ethan, prendi il coltello, per favore. Qui dobbiamo fare un sacrificio. Prendi il coltello. Oh, raga, adesso guarda, entro qui dentro, è sparito. No, ok, ancora lì. Usa soluzione medica. Ah, subito, guarda. Ah sì, perché spararsi una soluzione medica da feriti di coltello che ti hanno trapassato la mano, credo che funzioni, sì. Che si fa? Ti do un bacino se... Si è rialzata! No, non è così che ci si propone, non è così che ci si diventa marito e moglie. Perché hai preso un pezzo di legno se c'avevi un coltello fino a 3 secondi fa? Dov'è finito quel coltello? C'ho un'ascia! Figa, sono Lambert! Ti ammazzo! Madonna, io sono Lambert, non provare a sottovalutarmi. La mia ascia è la mia arma preferita. Aia, questo qui però ha fatto male. Però ti ammazzo prima io. Stai combattendo contro un Lambert che ha un'ascia in mano. Vedete, l'abbiamo shottata. Datemi un'ascia e io vi conquisto il mondo. È tornata normale, cioè la faccia è tornata normale. Il resto non saprei. È così che vanno a finire le esperienze di violenza domestica. Uno fa finta di essere matto e poi si iniziano a prendere lasciate. E adesso sai chi verrà condannato per aver picchiato la moglie? Io. Anche se è stata lei a cominciare, era legittima difesa. Ma dato che sono un uomo, nessuno mi crederà. Ah, mappa della casa degli ospiti, ok. Brondo ha appena ammazzato mia moglie, chiamate la polizia, per favore. Non saresti dovuto venire qui. L'ho notato. E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Ciao. Puoi uscire dall'attico. Subito. Attico. Adesso vai. Subito. Allora,
mi sa che lei è ritornata in vita un'altra volta. Alcune di queste cose, come ho detto, già me le ricordavo, ma per i prossimi episodi già praticamente mi sono dimenticato tutto. Mia che smattava, più o meno me la ricordavo. È sparita, vabbè. Lascia, dammi, lascia subito. Cioè, instant, è la mia arma. Questa qui ci dominerò il mondo. Boss battle che si dovrebbero combattere con fucili d'assalto e nucleari. No, io le combatto con Ash. Ok, Mia non è andata a farsi il bidet nella doccia. Spacca tutto e esci da qui. Ah, mi sa che è andata per di qua, già. Secondo me si nota un pochettino dalla porta aperta. Di sicuro niente strisce di sangue. Ah, vedi che siamo dove eravamo prima. Ah, che bravi. Ho sbagliato. Vabbè, mi sono curato perché, vabbè, c'avevo il sangue negli occhi. Perché così quando ti ferisci in un videogioco c'è il sangue negli occhi, non addosso. E lavandomi il braccio, praticamente, ho anche tolto il sangue dagli occhi. Adesso per esempio c'è questa porta bloccata, abbiamo un Ash, blocchiamola. No, non si fa. Adesso però abbiamo sia un Ash che delle tenaglie, quindi possiamo andare ad aprire questa zona che era qui bloccata là per l'armadio. Che bello quell'urletto per aprire. Ah, ecco il fusibile. Andiamo a metterlo. Ah, ciao amore mia, dove sei finita? Ti devo malmenare con la mia... è sparito. Tra l'altro c'hanno lo Slenderman, sti qui come quadro. Ah, vabbè, so gusti. Io sto facendo tutto l'impavido solamente perché questa parte più o meno so come andranno a finire. Prossimamente mi cagherò nelle mutande. Tranquillo. Non me lo ricordavo questo, però. Mi sono un attimo cagato. So che non volevi farmi alcun male. E perché stai tenendo qualcosa dietro la schiena? Stavolta hai esagerato. Oh, il cacciavite mi potrebbe servire. E ti ricordo che ho un'ascia. Oh, cazzo di male. Secondo te questo qui non fa male? Mi hai pugnalato, adesso mi ci afficchi un cacciavite lì. Ti sembra che non faccia male? Ethan, stacca. Non aspettare. Sbrigati, usa tutta la tua forza. Sta qui, c'ha quella motosega. No. Quella lì è l'arma avanzata dell'Amber. Se la ottengo sarò fortissimo, però. Però per ora ho solamente un'ascia. E ora come lo uso l'ascia? Ah, perché devi farlo? Non puoi lasciarmi in vita? Ti stai trattenendo all'armazzarmi instant, scusi. Va bene, mia, mi hai solamente tolto una mano. E tra l'altro non ho nemmeno il sangue agli occhi. Come ha fatto questo qui a non ferirti, Ethan? È un mistero della fede. Comunque adesso possiamo scappare, suppongo. Però prima vorrei salvare, dato che qui c'è il punto di salvataggio. Grazie. Benissimo, adesso che mia se n'è andata a farsi gli affari suoi, posso premere questo? Me ne vado senza una mano, lascio mia qui. Addio, è stato bello. Chissà come ci si deve sentire a non avere più una mano così all'improvviso, perché qualcuno con una motosega te l'ha spezzata via. Ah, ecco qui i proiettili, pistola, prendila. Si è pure chiusa la porta. Ok, perfetto. Ah, voglia, zio. Qua andiamo ad ammazzare tutti. Sono un ottimo miratore. Guarda, adesso sciotto mia con 3 colpi alla testa. Porco due, mi sono cagato dei manichini. Ah, grazie, altre munizioni. Il che mi sa che non basteranno pochi colpi per ammazzare chiunque ci sia qui. Chi ci può essere qui? Mia. Prendimi gli altri proiettili e andiamo sulle scale per la salvezza. Sento già una motosega. Scendi di nuovo, per favore. Ciao, mia. Come va? Posso iniziare a spararti, per favore? Che è entrata in scena, muove. Ah, no, non così. Statti buona. Ti lascio morire. No, non è che ti lascio morire, ti ammazzo io. Già ho mancato, bene. Tu continua a mirare. Boom. Guarda, non la facciamo manco avvicinare. Oh, l'ho mancata. Boom. Vuole parlare, non glielo concedo. Scusa, devo ricaricare un attimo, per favore, me lo concedi? Grazie. Cioè, gli sto perforando in continuazione la faccia. Cioè, sono fermo mentre gli sparo. Ah, adesso si corre. Vado qui e ricomincio. L'ho mancato 2 volte, che schifo. Guarda, io no, sinceramente no. Ah, brava, taglia tutto, che così prendo tempo per spararti in faccia. Maledeta, muori. Quanti colpi in faccia ti devi prendere? Ok, credo che sia morte. Sia morta. No, io no, cioè... Toh, ecco, buono, statti buona. Ti ho crivellato la faccia di colpi, statti buona. Perché mi sono curato, continuo a sbagliare. Prendi sta motosega, per favore. No, non la prendiamo. Beh, ragazzi, dopo questo combattimento per niente epico, dato che gli ho perforato la faccia senza che lei potesse far niente, io credo di poter finire questo primo episodio. Grazie,
Grazie. Questa qui è la conclusione perfetta. Credo di poter concludere questo episodio qui con un bel pugno in faccia. Non me lo ricordavo che arrivasse lui adesso, perché già stavo facendo l'outro. Quindi, se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi, e noi ci vedremo nel prossimo video, dove a quanto pare siamo stati presi malamente da qualcuno che ci sta trascinando via. Siamo andati, ci sta portando nella casa principale che prima era chiusa. Ciao ragazzi.